Ciao! Proviamo a vloggare un po' in strada. Fa stranissimo vloggare in strada, non capisco chi lo fa normalmente. Appena incontri un umano, io mi sento come un idiota. Comunque sto andando a prendere il treno e si va alla Fiera dell'Artigianato, che c'è qua a Milano, finisce domani. E vado con la Debora, che avrete già visto in qualche altro video. Non so quanto riprenderò, però magari era carino, visto che si fa qualcosa di diverso, fare un mini video e farvi vedere un po' com'è lì se non ci siete mai stati. È veramente carina. C'è un po' di tutto, dal cibo a cose di artigianato dal mondo, quindi poi vedrete un attimino com'è. Adesso vado al treno. E siamo Ciao! arrivate. Ciao. Ciao, Dove dobbiamo ciao! andare? Il puntino di là. Sì, è vero là. Dov'è? Qua, ok. Ciao, siamo Ciao! qui in fiera, c'è Il parecchia gente, mondo! C'è il praticamente il mondo! mondo. Adesso ci avviamo verso i padiglioni più in fondo, sperando di andare contro la massa. Esatto, perché è Ce la veramente possiamo tanta fare, cioè c'è gente. tanta tanta Ma qua in gente. alto già c'è di meno rispetto a giù sotto è inverosibile, veramente. Poi non parliamone sul Qua treno. prendiamo il tapis roulant Tapis roulant e quindi anche. andiamo a vedere il padiglione Asia e America. Sì, dai, l'Italia io l'ho già visto 2 volte almeno. Però non è male neanche l'Italia Beh, per il l'Italia credo che sia il cibo. migliore, però vabbè, Anche vediamo un quello dove attimo gli c'era altri. Francia, io voglio provare il pâté. Sì, ma anche dove c'è la Spagna, l'Europa, Canard. quindi ora andare a vedere. Sì, dopo andiamo. Dai, va bene, A sono contenta. dopo. Piccoli, ma che vedi, principesse. Minuscoli, guardate rispetto alla mano. Cioè, è vero che è una Sono mano più di una grossa, mano però. quasi. Ancora più piccino. No, è scritto Ma come si qua. fa? Ma si legge più che altro. La domanda è, ma si, Come ma si puoi? legge? Ma puoi, Ma puoi. puoi. Bellissime queste Bello. Si casette. mangiano Noi tra adesso ci mangiamo quelle. Presenti un po' di macarones. Adesso sono lampone, nocciola, cocco, violetta, hai Sì, scelto? Cannella, cannella. cioccolato e pistacchio. Yay! Che bello, tutto Cos'è? Sì, ma non capisco di che cosa. Primo acquisto fatto, questa collanina. Ma riprendiamo poi anche Cosa? le mie lampade. Sì, dopo andiamo a rivedere Bellissime. le tue lampade con i Sì, fiori. devo capire ancora se prenderlo o meno, però bellissimo. Io pensavo stessi facendo la foto. Non è la foto, è il video. Siamo al padiglione Europa È il più bello, e qua è la ragazzi. patria dei salami, Sì, cioè veramente, salami ovunque. con 20 euro ti ricoprono di Sì, salami. noi abbiamo preso solo 15 euro di salami, però vabbè. Cioè non potevamo, gli ho detto, siamo in due donne, non possiamo scarrozzarci 30 kg di salami. Cioè, Cioè, no, in anche se realtà ci sarebbe davano bello. tipo 6 salami. Vabbè. Aspetta che volevo fargli vedere il salame che hai preso tu. Quanto era lungo? Cazzo! Cade tutto. Mi è caduto il salame! Eccolo qua. Da-da! Un po' lungo. Ritiriamo che è meglio. Ah, ti regalavano anche un coltello quelli Sì, là, però erano più convenienti. erano 50 salami e un coltello. Però vabbè, meglio Esagerati. così. Se no, mi tocca tenere tutto io nella borsa, visto che la borsa La va borsa dritta. di Babbo Sì, Natale. infatti, dentro la borsa dei Oh, salami i questa. pretzel. I prezzemolo, mamma, tutti i tipi, 12 salacci, che buoni. Prezzi alla mano, bravissimo. Velocissimo. Guardate questi, praticamente vi fanno la foto, fanno la foto Dell'iride. dell'iride e la proiettano con i quadri. Ah, originale. Quella è la macchina con cui lo Ah, fanno. se volete. Spese fatte. Siamo di rientro. Ehi, siamo di rientro. Io ho i salami ancora nella borsa. Oltre ai salami ho preso una tisana al vin brûlé. Poi cosa ho Sei fatto? ubriacona. Non mi ricordo più, Hai preso le ragazzi. canditi, quelle robe lì? Ah, ho preso il patè che Ah, cercavo, che a infatti. Natale si mangia di brutto. Scontato, Poi la Deborah ha solamente preso i che. I cuoricini cuoricini. di legno. Insomma, ci siamo fatti solo E poi il padiglione centro Europa. tavola. Italia no, perché sinceramente Italia. Beh, basta. Cioè, già vista, stravista e Esatto. rivista, quindi buon così. E tu la collanina l'hai fatta Sì, vedere? l'abbiamo Ah, fatta già, vedere prima. ok. Basta, adesso Ah, ho preso andiamo. anche una sciarpina io per una mia amica. Ciao, Chiara. Adesso andiamo a prendere il trenino e si va.
È stato bello come giro. Sì, molto rapido, indolore, soprattutto non c'è troppo casino a quest'ora. Meglio, rientro, è stato meglio venire al mattino e poi andare via, insomma, verso le due così. Sì, anche perché sennò è una maratona veramente. No. Va bene, ciao. Alla prossima, ciao! Eccomi, finalmente arrivato in macchina, posso farvi vedere brevemente le cosine che ho preso. Questa qui è una specie di tisana al vin brûlé, ha un profumo fantastico e anche gli ingredienti non mi sembrano niente male. Pensavo fosse francese, ma in realtà è fatto in Provenza, a Piacenza, no? Provenza, Piacenza. Chiodo di garofano, cannella, c'è dentro le bustine. C'è un profumo fantastico, io adoro il vin brûlé. Poi, questa è la mappa, vi faccio vedere più o meno dove siamo state noi, così magari potete farvi un'idea per l'anno prossimo a questo punto, perché domani è l'ultimo giorno. Abbiamo fatto, siamo entrate da qui, dalla metro, da questa parte, siamo in realtà andate fino in fondo, cioè abbiamo iniziato a fare questa parte qui, e poi ci siamo spostate direttamente nel padiglione Europa, quindi diciamo che abbiamo fatto circa meno della metà dell'esposizione, ma era quello che ci interessava vedere questa volta. Poi, molto interessante, nel Giappone ho finalmente trovato uno stand carinissimo, questo qui, il matcha, quindi la polvere di tè verde che va nel latte o nell'acqua calda, nell'acqua fredda, non vedo veramente l'ora di provarla. Questo è uno stramust di YouTube. Lì in fondo potete notare i salami che ho preso, c'era l'apoteosi dei salumi, e poi ho preso qua nel pacchettino, non so se riuscirò a toglierlo, ok, era tipo strasigillato, ma è questo, il foie gras d'oca. So che non è una cosa proprio naturalista, però vabbè, una volta all'anno a Natale diciamo che si può anche fare. Abbiamo ancora noccioline, c'era una mega stand di noccioline, questi sono gli anacardi con il sesamo, e questi sono i fichi con il cioccolato, ma c'erano tantissimi tipi. E poi ho qui il profumo che mi ha preso la Deborah, da una ragazza che li vendeva. Sono tipo i refusi, quelli di azienda, è il mega Chloé, non vedo l'ora di riaverlo perché l'avevo terminato. E questo è tutto. Ciao!